Pace a te, anche stasera siamo insieme, come d'accordo, il lunedì sera abbiamo il culto di adorazione. La maggioranza di voi lo sanno, ma se c'è qualcuno nuovo, partecipi insieme con noi. L'unica raccomandazione che voglio farti è di partecipare. Cioè partecipare vuol dire quando cantiamo canti. Se non hai voce, è importante che le parole li fai diventare tue. Quando invochiamo lo Spirito Santo, se non hai voce, però col cuore, dia al Signore, riempimi di Spirito Santo, voglio la tua presenza nella mia vita. Se sei salvato già, che sei nato di nuovo, continui a lodare il Signore. Se non sei nato di nuovo, lodalo lo stesso, però cerca la salvezza. Per cercare la salvezza vuol dire, Signor Gesù, perdonami. Lavami col tuo sangue e riempi il mio cuore della tua presenza. E lui, quando tu glielo dici col cuore, nell'insieme, mentre stiamo insieme, può succedere proprio questo. Sai perché ti dico questo? Perché una sera, così, in una chiesa come te, sei insieme con noi, sono entrato quasi per curiosare. Sai come sono uscito? Salvato, nato di nuovo. E battezzato di Spirito Santo. Dio è all'opera. Non è che io ho portato qualche regalo al Signore quando sono andato. Sono andato come uno che aveva tutto, ma gli mancava tutto. Avevo un vuoto nella mia vita e pur avendo tutto c'era un'insoddisfazione. Dio ha colto quell'occasione di quella insoddisfazione, ha detto: adesso ti do io la soddisfazione, il piacere di vivere, la ragione di vivere. E l'ha fatto proprio così come siamo io e te. Certo, tu non vedi una chiesa, ma noi siamo come in una grande chiesa, come sotto una grande tenda alla presenza di Dio, che quando invochiamo la sua presenza, egli manifesta la sua presenza nella nostra vita. Allora andiamo insieme, lo lodiamo, lo benediciamo, ci mettiamo di pari consentimento e apriamo il nostro cuore a Dio. Per aprire ancora di più, quando ti apri al Signore, per dire che ti apri il cuore con tutto te stesso, allora lo fai anche con le braccia, come voler far entrare nel recinto che ti appartiene. La presenza di Gesù Cristo che è in spirito in mezzo a noi, cioè egli per lo Spirito Santo tocca il nostro spirito e porta luce, perciò mettiamoci insieme, con riverenza davanti al Signore, riverenza perché c'è un caso che forse tu non conosci, te lo voglio dire. Un giorno Dio si manifestò a Mosè. Per questa attrazione che aveva verso qualcosa che gli sembrava strana, Dio lo chiamò dal pruno ardente e gli disse: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove tu sei è un luogo santo. Cioè non si usa ora togliersi i calzari, ma la riverenza al tempo di Mosè, quando bisognava dare riverenza a qualcuno, si toglievano le scarpe. Così Mosè nel deserto dovette togliersi i calzari e con umiltà e con riverenza si aprì a Dio. Ma a quel punto dove era Mosè, Dio gli aveva detto: questo è un luogo sacro. Perché è sacro? Ma era un deserto. Perché dove c'è la presenza di Dio è un luogo sacro. Sai che il tuo cuore può diventare un luogo sacro, il tempio di Dio. Nella casa dove sei, nella macchina dove sei, dove ti trovi, può diventare un luogo sacro, non perché tu lo santifichi, è perché quando egli entra nella tua vita, quando tu lo inviti nel tuo cuore, questo spirito vivificante tocca il tuo spirito e ravviva tutto e la sua presenza è tanto reale che senti l'amore di Dio che si espande, si effonde nella tua vita, perché Dio ti ama e ti dà un avvertimento vero che tu senti e non puoi negare che ti ha toccato e quel tocco ti fa diventare una nuova creatura e ti prepara per il regno dei cieli.
Alleluia. Perciò mettiamoci, è molto importante quello che insieme facciamo, perché ci sono delle occasioni che Dio ci dà. Lui ci viene a cercare ancora adesso. Dove siamo? Inconsapevolmente, tu magari sei lì per caso, hai girato la televisione, è uscito questo numero e dici: ma che fanno questi? È proprio il Signore che ti vuole parlare, coglie l'occasione per dare una parola, un invito, una conoscenza che non hai avuto fino adesso e acquisendo la conoscenza decidi di lasciar penetrare Gesù nella tua vita. Cantiamo insieme. Cantiamo un bel canto, numero 706. Se sei uno che ha il libro di cantici, 706, se non ce l'hai, ce lo puoi richiedere. Te lo mandiamo gratuitamente insieme a qualche CD. Così puoi cantare, non solo leggi, ma canti pure. Dio è grande. Alleluia. Signore, fammi un tempio santo, puro e vero, solo per te, col tuo aiuto. Voglio essere un tempio santo per te, dove Dio stesso si manifesta nella tua vita. Dio non vive in templi fatti di mano d'uomo, ma vive nel cuore dei credenti, per la presenza dello Spirito Santo. Sì, perché Dio è Spirito e perciò è Lui che dimora dentro di noi. Alleluia. Cantiamo insieme, eh? Alleluia. Insieme, ecco, i cantici non sono solo per intonarci ed essere sintonizzati, essere anche sintonizzati sulla stessa onda, accordati con gli accordi, ma le parole sono importanti, che le esprimiamo come personali, come dire, non lo cantiamo perché lo cantano gli altri e noi restiamo così, ci esprimiamo proprio per dire: io personalmente, singolarmente, ognuno di noi, voglio essere un tempio santo, voglio sentire la tua presenza nella mia vita. E questo deve essere il desiderio, anche se non lo riesci a cantare, perché forse sei stonato, forse non ci riesci, non ha importanza. Quello che è importante, io te lo ripeterò sempre, è che nel tuo cuore desideri: oh Signore, poter essere il tempio tuo, dove tu, creatore dell'universo, ti manifesti nella mia vita. Ah, questo lo voglio, Signore, sì, e parli direttamente con Lui, perché in realtà è Lui che
che fa proprio questa grande opera. Il Signore Gesù Cristo risuscitato e attraverso Lui Egli ci dà questa possibilità. Alleluia. Cantiamo un altro canto insieme. Numero 715. Ci vogliamo fermare di lodare il Signore perché a Dio piace la lode. E noi sappiamo quando qualcosa piace a qualcuno, cosa facciamo? Se un buon amico viene a casa tua e sai che gli piace qualcosa, tu che cosa fai? Gli dai proprio quella, giusto? Dato che sappiamo che a Dio piace la lode, noi lo lodiamo, gli apriamo il cuore e facciamo salire dal nostro intimo un sentimento di gratitudine che sale verso di lui come un vapore. Perché a lui piace quel profumo, perché è una parte del nostro essere che onora colui che è degno di essere onorato. Alleluia, grazie Signore. Allora lo facciamo insieme. Ci vogliamo alzare in piedi così preghiamo anche il Signore, perché noi abbiamo sempre una preghiera. La prima preghiera è quella di avere un incontro con Dio, ma poi ci sono altre cose che abbiamo bisogno. È dell'occasione dove dire: Signore, mentre sono in tua presenza, fammi pure sto piacere. Per amore di Gesù te lo chiedo, eh? Andiamo al Signore. Alleluia. Yeah.
abbi fede, non temere più. Il mio cuore si commuove ascoltando quando tu La prima preghiera te la facciamo tutti insieme e ti diciamo: vogliamo la tua presenza nella nostra vita e in mezzo a noi, mentre noi ti offriamo questo culto di lode. Chiediamo la presenza dello Spirito tuo Santo che presieda nelle nostre menti, nei nostri cuori, in mezzo a noi, in lungo e in largo, fin dove arriva la tua parola attraverso qualsiasi mezzo che viene usato da parole di vita per allargare il raggio della semina della tua parola, che sia accompagnata dalla presenza dello Spirito Santo, perché dove arriva possa portare frutto per la tua gloria, possa portare salvezza, liberazione, guarigione, conoscenza della verità divina e soprattutto unzione di Spirito Santo. Ungi la tua parola, perché quando la tua parola raggiunge i nostri cuori ed è unta dallo Spirito tuo Santo, c'è la presenza tua dentro, perché la tua presenza è nell'unzione e quel cuore che si apre la riceve, sente il tocco di uno spirito vivificante che trasforma, cambia il modo di pensare, ci fa nascere di nuovo, ci dà i doni spirituali e insieme ci permette di poterti lodare in piena libertà. Signore, ti vogliamo presentare quanti sono insieme con noi. Dovunque, Signore, c'è un'anima, o per caso, che caso non è, o che ci aspettava, tutti insieme ti diciamo: visita ognuno di noi per la gloria di Gesù. Signore, non vogliamo fare a meno di presentarti quanti hanno dei bisogni particolari che solo tu puoi rispondere. Noi li presentiamo a te, li sosteniamo, li esponiamo, li prendiamo, li solleviamo e li mettiamo nella tua presenza per dire: toccali, Signore, proprio come facerò quei quattro amici del lebbroso che insieme si impegnarono per portarlo davanti a Gesù, perché Gesù dà la forza di poter camminare, Gesù dà la vita. E questa sera sappiamo che tu sei in mezzo a noi per lo Spirito Santo. Perciò, Signore, rispondi ai bisogni del tuo popolo,
quelli che veramente sono nel piano della tua volontà, non li fare aspettare. Opera stasera stesso, Signore, perché ogni cuore che riceve possa innalzare un grido di giubilo verso di te e poterti dire: Signore, tu sei grande, tu sei grande, tu sei grande, perché tu sei grande e meriti che il nostro cuore lo riconosca e si muova di conseguenza. Perciò ti vogliamo lodare, adorare, benedire, innalzare. Parlaci attraverso la tua parola, dacci un cuore desideroso di conoscere di più delle cose spirituali, perché tu sei pronto a dar da mangiare a chi ha fame. La tua parola dice: beati gli affamati perché saranno saziati. Sì, abbiamo fame della tua parola, perché essa parola è il nutrimento del nostro spirito, essa è spirito e vita e ci edifica, ci rende forti in te, produce la fede, perché la tua parola, ascoltandola e ricevendola, produce fede nella nostra vita. Quella fede viva, quella fede vera, perché è alimentata dallo Spirito Santo. Perciò guida ogni cosa stasera, Signore. Ti presentiamo il tuo servo che deve amministrare la parola, ti presentiamo la sorella che deve portare la sua testimonianza. Fin da ora, Signore, noi la presentiamo a te, noi li presentiamo a te, perché possono avere quella unzione che è necessaria per poter dare con chiarezza e sviluppare quella che è la tua grande opera, che continui ancora in questo ventunesimo secolo, perché tu sei lo stesso ieri, oggi in eterno. E noi, Signore, ci aspettiamo grandi cose, perché tu sei l'Iddio delle cose impossibili. A noi sono possibili a te. Perciò, Signore, spandi la tua grazia. Spirito Santo di Dio, soffia in mezzo a noi, aleggia su di noi ed insieme ti diciamo: venga il tuo regno. Qui ed ora dove siamo, e che il potere del tuo regno entri in azione, irrompa nel regno delle tenebre e porti la tua presenza, la tua benedizione e i miracoli e segni potenti che tu fai per accompagnare la tua parola, che è verità. Insieme ti vogliamo dire grazie, sì, con tutto il cuore. Amen. Amen. Accomodatevi. E cantiamo un altro bel canto. Ne avete uno? 119. Numero? 719. Numero 719. L'unzione scende su noi. E non è una unzione che ci unge la giacca. È un'unzione che unge il nostro essere. Perché è la presenza, l'olio è il simbolo dello Spirito Santo, vuol dire che la nostra anima viene unta dall'olio che è lo Spirito Santo. L'unzione scende su noi portando gloria e maestà, poi dolcemente fra noi guarigione e ristoro ci dà. Aspettati qualcosa dal Signore. Se tu guardi a Lui con tutto il cuore, guardare vuol dire avere un risucchio dentro di te, che vuoi che Lui partecipi la sua presenza alla tua vita per rispondere al bisogno del tuo cuore. Egli porta guarigione e ristoro. L'unzione scende su noi e ci permette di glorificare Gesù, e tutti insieme gridiamo, come quando fanno una partita di pallone che va in una rete, tutti che gridano, noi altro che pallone nella rete. Quando invochiamo la presenza del Signore, ci mettiamo insieme e diciamo: Signore, vogliamo di più, un'altra vittoria, un'altra rivincita, perché Cristo è colui che dà vittoria. Alleluia. Non c'è niente fra noi, guarigione.
tanto gloria e maestà. Poi dolcemente tra noi guarigione e ristoro ci dà. L'unzione scende su noi glorificando Gesù. E tutti insieme gridiamo: Signore, vogliamo di più dell'unzione, di più della tua gloria, di più. Abbiamo fame di te, perché sappiamo che c'è ancora molto di più dell'unzione, di più della tua gloria, di più. Via la tua fresca unzione su noi, su di noi. L'unzione scende su di noi, scende su noi, su di noi. L'unzione scende. La tua fresca unzione su noi. Ne vogliamo cantare un altro, ne avete uno nel cuore? Numero 725. Dal cielo scende la benedizione, alleluia, scende direttamente dove sei tu, eh? Come quando scende la rugiada nel granone. Hai visto il granone come è fatto nel mese estivo? È fatto come tanti piccoli imbuti. E beh, quando c'è siccità, quando non piove, la rugiada della notte raccoglie in quel imbuto quel poco di acqua che man mano scorre giù per lo stelo e porta l'acqua alle radici. E nei periodi estivi vediamo tutto secco, ma dove c'è il granone è tutto verde, perché quel poco di alimentazione continua mantiene la crescita costante di quella pianta. Così noi, quando ci apriamo al Signore, scende dal cielo la sua benedizione nel nostro cuore. Scende nel nostro cuore fino alle radici del nostro essere. E dato che Gesù parla di un fiume, allora si mettono insieme e fa verdeggiare, rinfresca, fa crescere la nostra vita spirituale nella conoscenza di colui che manda la rugiada, la pioggia, come la vogliamo chiamare. E aspettiamoci proprio questo. Alleluia. Grazie a te, Signore.
Vogliamo avvicinarci a Lui con la preghiera e ci alziamo e questa volta nell'insieme dell'adorazione fai anche la tua preghiera mentre lo adoriamo, esprimiti davanti al Signore, parlagli di quelle cose che proprio ti stanno nel cuore e ti pesano o che ne hai bisogno, perché è l'occasione che il Signore ti risponde. E chiesto con tutto il cuore, egli risponde: aspettati grandi cose. Il Signore a noi ci ha abituati così. Molte volte siamo entrati nella chiesa in un modo, siamo usciti in un altro. Sì, noi siamo in una grande chiesa e quando vai al Signore col cuore, aderendo a quelle che sono le indicazioni di Gesù, Gesù ha detto: voi dovete chiedere e il Padre vi dà. E noi approfittiamo dell'occasione mentre siamo tutti insieme. Se non hai bisogno di nulla, fratello, fai una cosa, intercedi che il Signore risponda a quelli che hanno bisogno. Anche se non li conosciamo, non ha importanza. Quello che è importante è che il Signore risponda, si faccia conoscere, operi per il nostro bene di noi esseri umani, perché allora il nostro cuore
comincia a riconoscere la grandezza di Dio e lo loda, perché le sue risposte ci permettono di lodare di più. Lo facciamo col cuore, perché il risultato è quello che ci fa lodare Dio col cuore. Quando non ci sono delle grandi risposte, spesse volte le nostre parole sono un poco artificiali. La bocca li dice, ma il cuore non è tanto convinto. Invece quando il Signore fa un'opera, il nostro cuore esulta e dice: ah Signore, solo tu potevi fare questo e perciò io ti voglio lodare. Un piccolo coro, se lo avete. ...708... Amo il Signore con tutto il cuore. E poi preghiamo il Signore mentre lo adoriamo. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie Signore, grazie Signore. Alleluia. Voglio chiedere a Antonietta di pregare, dategli il microfono. Gloria al Signore. Benedetto tu sei, Signore. Grazie perché ancora una volta, Signore, siamo alla tua presenza. E grazie per Gesù, grazie per il tuo grande amore che hai dimostrato, Signore, verso ognuno di noi e che ogni giorno, Signore, dimostri, Signore, il tuo amore, Signore, e ci fai ricordare le opere veramente che tu hai compiuto nella nostra vita, Signore, sì, Signore, durante il percorso della nostra vita, Signore. E noi non abbiamo parole come ringraziarti, Padre. Veramente ti vogliamo dire, ti vogliamo amare con tutto il cuore, Signore, ma il cuore nostro, Signore, lo conosciamo.
conosci e lo comprendi soltanto tu. Perciò invitiamo, Spirito Santo, che la tua mano potente possa operare nei nostri cuori, così come siamo, uno per uno alla tua presenza, che tu questa sera possa mandare una pioggia di benedizione, un'unzione speciale e potente, Signore, dove tu operi nei cuori del tuo popolo e in quanti sono in questo momento alla tua presenza per la prima volta, Signore, tu possa compiere opere di salvezza, di liberazione, di guarigione, Signore, perché tu sei il Dio, Signore, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Tu non sei cambiato, Signore, tu sei il Dio che stai compiendo ancora in questo tempo, Signore, miracoli, prodigi e guarigioni speciali, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare e benedire, Signore, tutti insieme. E ancora questa sera, Signore, ti presentiamo questo tempo che stiamo alla tua presenza, che tu possa guidare la tua parola unta con l'unzione dello Spirito tuo Santo, dove possa veramente cambiare e trasformare le vite, Signore, che non ti conoscono, Signore. Per la prima volta ti chiedo questo, Signore, per quelli che si trovano per la prima volta alla tua presenza, che tu possa parlare ad ogni cuore, parlare, operare potentemente, Signore, perché questo è quello che noi desideriamo, vedere anime salvate, Signore. Perciò questa è l'opera tua e noi la mettiamo nelle tue mani questa sera. Continua a restare con noi, nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. Grazie, Signore. Se c'è qualcuno che deve pregare, portategli il microfono. Gloria al Signore. Alleluia, ti benediciamo, Signore, ti benediciamo. Ti benediciamo, Signore, alleluia. Amen. Ci vogliamo accomodare. Questa sera abbiamo un culto speciale perché abbiamo una sorella che è stata salvata dal Signore e per 29 anni è stata una satanista. Frequentava a tutti gli effetti fin da piccola. Vi racconterà lei stessa come il Signore ha cambiato la sua vita. Lasciamo testimoniare solo a lei, perché così conosciamo in parte quelle che sono le opere del nostro nemico comune, in modo che ce ne manteniamo lontani alla larga ed invochiamo il Signore Gesù Cristo, che è il nostro grande liberatore e benedetto. Ebbene, sorella, puoi passare al posto dove puoi testimoniare e parli tu stesso di quello che il Signore ha fatto nella tua vita. Alleluia, gloria al Signore. E per prima cosa voglio ringraziare il pastore per avermi dato la possibilità di essere qui a condividere con voi quello che Dio ha fatto nella mia vita. So che la mia testimonianza può essere un po' forte, ma questa è stata la mia vita e non posso cambiarla, addolcirla. E comunque l'importante è poi che sono rinata, e questo grazie a Dio e grazie ad alcune persone delle quali lui si è usato e che hanno deciso di aiutarmi. Grazie. Prima di iniziare a raccontarvi un po' la mia storia, vi chiedo di non guardare e di non ascoltare me in quanto tale, ma di guardare e ascoltare quello che Dio ha fatto in me, perché io sono qua per dare gloria a Dio e non sono qua per me. Vorrei che la mia testimonianza fosse un piccolo seme. Io la vedo sempre un po' così, un piccolissimo seme che vorrei lasciare nel cuore degli altri per dare incoraggiamento, speranza, oltre che per prima cosa dare gloria e onore a Dio. Vorrei nel mio piccolo essere di benedizione per tante persone, soprattutto magari per chi si trova in un momento difficile, e vi assicuro che Dio è davvero l'unica soluzione. Vi racconto quindi brevemente la mia storia. Io nasco in una famiglia che si è sempre definita cattolica, ma in realtà non era così, non aveva niente di cattolico. Io ero l'unica a frequentare la chiesa,
ero sempre in oratorio e ho frequentato anche gli scout per 10 anni. I miei ricordi partono più o meno da quando avevo 6 anni, anche se poi con gli anni ho scoperto che in realtà è iniziato tutto quando avevo pochissimi mesi di vita. A 6 anni comunque rimasi per 3 giorni a casa di quello che era il mio padrino di battesimo e già il primo giorno lui insieme a un suo amico abusarono di me e questo andò avanti poi per molti anni. Lui spesso veniva a prendermi fuori da scuola e in macchina c'erano sempre i suoi amici e mi portavano ogni volta in case diverse oppure in posti isolati. Con loro c'erano anche delle donne e tutti insieme abusavano di me. Mi hanno fatto davvero di tutto, ho subito parecchie minacce anche di morte se avessi anche solo pensato di dire a qualcuno quello che mi stavano facendo. Così fino ai 16 anni io non dissi mai niente e solo a 16 anni trovai il coraggio di dire a mia madre quello che mi stavano facendo. E anche se io non ho mai avuto un bel rapporto con mia madre, pensavo che almeno in quell'occasione lei, non so, mi abbracciasse o mi dicesse adesso ti aiuto io, non ti preoccupare. Invece l'unica cosa che lei mi disse fu vabbè, non ci pensare. Questa fu la sua unica frase. A me crollò il mondo addosso, però pensai che forse quello era il suo modo di reagire inizialmente alla cosa. Quindi per qualche giorno non toccai più l'argomento, fino a quando, tornando da scuola, la vidi in macchina con il mio padrino di battesimo e si stavano baciando. Io li affrontai e loro, con una tranquillità che mi sconvolse, mi dissero che avevano una relazione dall'anno prima che io nascessi. Quindi io ancora oggi non so esattamente chi sia mio padre, ma questo non mi cambierebbe di molto. E dalla mia famiglia io non ho mai ricevuto nessun tipo di aiuto. Mio padre aveva e ogni tanto ha problemi con l'alcol. E quando ero molto piccola anche lui ha abusato di me e così mio fratello, che è più grande di me di 6 anni e mezzo. Per quanto riguarda mia madre, io non riesco a chiamarla mamma o madre, io non la chiamo perché il mio concetto di mamma è ben diverso da quello che è lei. Lei è sempre stata d'accordo con queste persone, mi dava loro in cambio di soldi, quindi in pratica mi vendeva, lei vendeva sua figlia. E partiva tutto da lei che diceva al mio padrino e ai suoi amici come, quando e dove trovarmi da sola. E mi ricordo che quando ero piccola lei andava al lavoro e mi chiudeva in casa dicendomi che così si sentiva più tranquilla. In realtà poco dopo arrivava il mio padrino, a volte da solo, a volte con gli amici, e abusavano di me. E è chiaro che lei non mi ha mai voluta, non mi ha mai amata e fin da quando ero piccola mi ha sempre detto e ancora oggi mi dice che io per lei sono uno sbaglio, sono un errore, sono una cosa non voluta. E questo per anni mi ha fatto stare male, però ora quello che lei dice non mi ferisce più perché ho la certezza invece che Dio mi ha voluta, Dio mi ha sempre amata e mi ama. E questo per me è più importante di quello che dice o pensa mia madre. Io so che non sono quello che mia madre o altri dicono che sono, ma io sono quello che Dio dice che sono. Con gli anni poi le violenze sono continuate e un giorno, quando facevo ancora le scuole elementari, mi vennero a prendere fuori da scuola, quindi pensavo fosse tutto come sempre. In realtà quello fu il giorno in cui iniziò il mio periodo più buio. Loro mi misero in macchina, ma questa volta mi coprirono gli occhi, mi misero una benda e mi portarono poi in un posto più distante rispetto al solito. E quando mi tolsero la benda, capii subito di non essere in un bel posto, iniziai ad avere molta paura e mi resi conto in breve tempo di essere all'interno di una setta satanica. E quello che mi fece il mio padrino con i suoi amici non era niente confronto a quello che fui costretta a subire all'interno di questa setta. E qui mi fecero delle cose che mi rendo conto a volte sono forse impossibili anche solo da immaginare, però sono cose che invece esistono e sono cose che mi sono successe. Tra le tante cose mi dissero che io ero nata per essere consacrata a Satana,
così, con un rito molto particolare, molto doloroso, fui appunto dedicata a Satana. E il dolore durante questo rito era a dir poco fortissimo, però imparai presto che non potevo piangere, non potevo lamentarmi o dire che mi facevano male, perché altrimenti mi picchiavano. E nella setta ogni tipo di emozione era vietata. Io quindi smisi di piangere, non piansi per anni, e imparai anche a non sentire il dolore. Questo rito poteva avere due risultati, poteva avere la mia morte o la mia sopravvivenza. Io sono sopravvissuta, ma per quelli della setta significava che quindi ero la prediletta di Satana, la sua sposa, la prescelta, però non era quello che pensavo io. Io dentro di me pensavo invece di essere stata in qualche modo scelta da Gesù, anche se non lo conoscevo ancora. Ma circa un mese fa è successo che, mentre ringraziavo Dio per una persona che ha messo al mio fianco e che mi sta aiutando molto, ho iniziato a sentire forte una voce dentro di me che mi diceva: ti ricordi quel rito? Beh, tu sei sopravvissuta, ma non perché eri la prescelta di Satana, tu sei sopravvissuta perché io ti ho scelta, io ti ho protetta e io ti ho salvata, io ti ho amata e insieme abbiamo vinto. E ancora ho sentito dire: tu sei la mia figlia prediletta, io ti ho scelta e non lui, tu sei mia e io ti amo. E per me queste parole sono state fonte di ulteriore guarigione e sono state la conferma che Gesù in realtà è sempre stato con me. Già dalle prime volte fui costretta ad assistere anche a delle orge e poi fui inserita in una di queste. Dovetti assistere e partecipare a diversi riti e tanti pensano che nelle sette vengano sacrificati solo animali, ma non è così. Ci sono riti durante i quali vengono sacrificati bambini molto piccoli. E questo successe diverse volte. La prima volta che io dovetti assistere e partecipare a uno di questi riti ero davvero molto molto piccola. Ho avuto numerosi sensi di colpa, e grandi sensi di colpa, per tutte queste cose. E quando Gesù mi ha liberata, il pastore Corrado Maggia e altre persone mi hanno spiegato e fatto capire determinate cose, soprattutto grazie a quello che Gesù mi ha fatto vedere. Io ho visto delle immagini, ho avuto rivelazione potente del fatto che non ero io a fare quei riti, non ero io a volerlo e quindi non ero colpevole. E mentre vedevo queste immagini ho sentito forte il perdono di Dio, ho sentito il suo amore per me come non l'avevo mai sentito. All'interno della setta mi facevano ripetere fino alla nausea che io appartenevo a Satana e se non lo dicevo mi picchiavano. Quindi fui costretta a dirlo più volte, però dentro di me io non ho mai sentito di appartenere a Satana. Io sentivo di non essere come loro, sentivo di essere diversa e di avere qualcosa di più. Sentivo qualcosa di più grande in me, anche se ancora non sapevo che cosa fosse. E all'inizio del percorso di liberazione, io, il pastore Corrado Maggia e sua moglie Anna abbiamo chiesto a Dio di farmi ricordare tutto, anche le cose che magari avevo voluto dimenticare o mettere da parte perché troppo dolorose. E questo per poter chiudere poi ogni porta. E così ho ricordato in modo veramente chiaro e nitido, vedendo proprio delle immagini chiarissime, che la prima volta che entrai nella setta avevo 4 anni e quindi scoprì di essere davvero nata per essere dedicata poi a Satana. E già a quell'età io partecipai e dovetti anche assistere a un primo rito. All'interno della setta ho avuto 4 aborti, non per scelta mia, ma provocati da calci, pugni e altri metodi che usavano. E nella setta un aborto è visto come il sacrificio più grande, quello più gradito, e attraverso un aborto Satana acquista ancora più potere.
Anche in questi casi è chiaro che Gesù mi aveva protetta perché di sicuro gli aborti non avvenivano in condizioni ottimali e non erano eseguiti da medici. Nella setta dicevano sempre che finché il bambino era dentro il ventre materno l'aborto si poteva fare perché non era niente. Però io ho pensato che se usavano il termine bambino significa che non era vero che era niente, era un bambino a tutti gli effetti. Non era niente come dicevano, ma era una vita già all'interno del ventre. E loro la stavano uccidendo e la stavano sacrificando sia per ottenere loro stessi l'approvazione di Satana e sia perché, come ho detto prima, attraverso l'aborto Satana acquista ancora più potere. Tutto questo orrore andò avanti per moltissimi anni. E nel frattempo continuavano anche le violenze del mio padrino e dei suoi amici, anche se queste sono finite prima rispetto all'esperienza della setta, che invece è durata 29 anni. Io all'epoca, quando succedevano queste cose, non ero ancora credente, però da sempre sentivo qualcosa di particolare verso Gesù. Ricordo che quando andavo in chiesa, stavo a chiesa cattolica, stavo ore seduta davanti al crocifisso e guardavo Gesù. Gli parlavo e piangevo sia per il dolore che provavo e sia perché non capivo perché lui fosse su quella croce. Io lo sentivo così vicino a me, così vivo nel mio cuore, che non capivo perché fosse appeso su quella croce. E nonostante però il mio amore per Gesù, io ero molto arrabbiata con Dio e davo a lui la colpa di tutto e credevo che mi avesse abbandonata. Ricordo che durante le violenze, durante i riti e tutto il resto, io spesso parlavo con Dio e gli dicevo: Ok, se tu veramente esisti, prendimi con te. E gli dicevo: Se tu esisti, se sei Dio, lo puoi fare. Ovviamente questo non successe, però io iniziai a pensare e a credere che quindi Dio non esisteva davvero, o se esisteva, non esisteva per me, o comunque si era dimenticato di me. Ho tentato diverse volte di togliermi la vita, ma ogni volta c'era sempre qualcosa, ma a me piace pensare più qualcuno, che mi fermava in tempo. Ero diventata autolesionista, in particolare mi tagliavo sulle braccia, iniziai ad avere problemi con il cibo, la notte dormivo al massimo 2 ore, ma non capitava praticamente mai. Vedevo in continuazione ombre nella mia stanza, vedevo delle presenze grandi, nere, che mi venivano addosso e mi facevano del male. Sentivo voci frequenti, spesso sentivo voci e avevo costantemente paura di tutto e di tutti. E questo fino a circa un anno e mezzo fa. E nonostante poi io non avessi scelto niente di quello che mi è successo, continuavo a sentirmi in colpa. Nel 2006 c'è stata la prima svolta. Io ho fatto un periodo di volontariato e la responsabile dei volontari era una credente, una sorella. E lei iniziò un giorno a parlarmi di Dio e c'è una frase che mi rimase impressa, lei continuava sempre a dirmi: Sai, Dio ti ama tantissimo. E io le dicevo: Guarda, dimmi quello che vuoi, ma non dirmi che Dio mi ama. Lei però non si scoraggiò, continuò a parlarmi di Dio. Anche se all'inizio non era facile avere a che fare con me. E arrivai però a un punto in cui pensai di non avere niente da perdere e quindi decisi di fidarmi di questa persona, anche se per me non era facile fidarmi degli altri, e soprattutto decisi di provare a fidarmi di questo Dio di cui lei tanto mi parlava. Quindi mi portò a diversi incontri di preghiera all'interno della sua chiesa, dove poi conobbi quello che è diventato il mio pastore e diverso tempo dopo mi invitò alla Tenda di Cristo e la Risposta. Io non sapevo neanche che cosa fosse, ma accettai. E proprio sotto la tenda io accettai Gesù come mio Salvatore. Anche se mi succedeva che un attimo sentivo di appartenere a Gesù, e un attimo dopo sentivo di essere lontana e lo allontanavo e lo rinnegavo. Io ero ancora dentro la setta, quindi anche se volevo seguire Gesù non era facile perché la confusione era tanta. Nel momento in cui però ho accettato davvero Gesù, dichiarando che lui era il mio
il mio Salvatore, il mio Signore, credendoci davvero in quello che stavo dicendo, le cose iniziarono a cambiare. E nel momento in cui ho aperto il mio cuore a Gesù e l'ho accettato nella mia vita, ho iniziato a sentire il suo amore che continua costantemente a farmi sentire in diversi modi. E all'inizio avevo anche paura di questo amore perché io non avevo mai conosciuto amore, quindi mi spaventava. Ma lui ha messo al mio fianco anche delle persone che io definisco suoi strumenti e questo mi ha aiutato. Nel 2009 io persi il lavoro che avevo trovato, che nel frattempo avevo trovato a Roma, e fui costretta a tornare in quella che è la mia regione. Ora so che sbagliavo, però io all'epoca davo la colpa di tutto a Dio e quindi piena di rabbia mi allontanai dalla chiesa, non volevo più saperne di Dio, del pastore, dei fratelli, delle sorelle, non volevo più saperne di nessuno. In verità io credo che Dio abbia comunque continuato a fare dei miracoli in me e ancora oggi mi è difficile spiegare come sono uscita dalla setta e soprattutto come ne sono uscita viva, ma quello che so è che ne sono uscita solo grazie a Dio. Capitava che le persone della setta spesso mi telefonassero, mi chiamavano e io non riuscivo mai a parlare, rimanevo paralizzata ad ascoltare, non avevo la forza di rispondere. Poi un giorno, era sempre il 2009, tutto cambiò. Come ho detto, mi ero allontanata da Dio e dalla Chiesa da qualche mese, ma sono sicura che era solo per rabbia, perché poi io in realtà continuavo a parlare con Lui. E ricordo in particolare un giorno che quasi lo sfidai e gli dissi: senti, anni fa ti ho chiesto di prendermi con te e di far finire tutto e tu non mi hai ascoltato, però gli dissi: io non voglio pensare che tu non esisti, quindi ti prego, toglimi da quel posto, salvami e io ritornerò a te, però questa volta per sempre e seriamente. Gli dissi: io ti servirò, ti loderò, racconterò a tutti i tuoi miracoli, il tuo amore, però gli dissi: ti prego, tu toglimi da lì dentro, salvami, aiutami, liberami. Gli dissi: io so che solo tu puoi farlo. E gli dissi: non so quando, come, in che modo, ma so che solo tu puoi salvarmi. Poco tempo dopo arrivò l'ennesima telefonata e io li lasciai parlare, però sentivo qualcosa di diverso dentro di me, sentivo pace. E quindi dopo averli lasciati parlare io gli dissi di aver registrato la telefonata, dissi loro che sarei andata a denunciare tutto e tutti. E subito non mi resi neanche conto di quello che avevo detto e sicuramente non ero io. La forza di dire quelle cose poteva venire solo da Dio, perché io per anni non avevo mai risposto. E quelli della setta, sentendomi dire così, mi implorarono di non fare niente. Mi dissero che mi avrebbero lasciata stare e che comunque già da tempo si erano resi conto che c'era qualcosa di troppo forte in me per loro, perché non riuscivano a fare fino in fondo quello che volevano. Mi dissero di non capire che cosa fosse, ma dissero che con me era veramente impossibile andare oltre e arrivare alla fine, e per fine loro intendono la morte. Io ora sono sicura che quel qualcosa di troppo forte che loro sentivano era sicuramente la presenza di Dio in me, che in realtà, al contrario di quanto pensavo, Lui non mi aveva mai abbandonata. Quella fu l'ultima volta che ricevetti una telefonata da quelli della setta. Da quel giorno di colpo sparirono, forse per quello che Dio mi aveva dato la forza di dire, forse anche per quello che già da piccola dicevo. Quando loro mi dicevano di dire che appartenevo a Satana, io dicevo: no, io appartengo a Gesù, Gesù è il mio amico. E poi mi picchiavano, però non mi importava. E Dio quindi mi aveva salvata e io mi sento molto riconoscente, perché nonostante quello che ho passato, io ora so che Lui mi ha sempre protetta, altrimenti non si spiega come io oggi sia qui. So che la sua mano è sempre stata su di me, anche quando sono arrivata a rifiutarlo e allontanarlo dalla mia vita. So che tutti i vuoti che avevo e quelli che ancora ci sono in me possono essere colmati solo da Lui. E piano piano quindi mantenni la promessa che avevo fatto a Dio e tornai a Lui. Avevo capito che Lui è l'unica mia salvezza, l'unica via, e che non può esserci altro nella mia vita.
Lui era con me in quei momenti, piangeva con me, soffriva con me, il mio dolore era anche il suo dolore e lui non mi ha mai lasciata. Durante i periodi nella setta, mentre subivo tutte quelle cose, sentivo spesso una frase dentro di me e la frase era: non temere, io non ti lascio e ti libererò da ogni cosa. Io in quei momenti non capivo, ma ora so che a dirmi quella frase era Gesù. E lui ha mantenuto quello che mi aveva promesso e mi ha liberata. Forse l'ha fatto nel momento in cui io ho davvero creduto che, con tutta me stessa, che lui avrebbe potuto farlo, e ho davvero chiesto con fede, facendo diventare la mia fede una fede attiva. Io non so perché ci siano voluti tanti anni, però so che tutto questo ha fatto sì che la mia fede in lui crescesse. Quello che ho vissuto ha fatto di me la persona che sono oggi, e recentemente ho sentito una frase che sto cercando di fare mia e che dice: quello che ho passato e che ho vissuto ha fatto sì che io diventassi un vaso di misericordia. Ecco, quello che io desidero è che Dio continui a modellare e riempire questo vaso sempre di più. Io voglio solo fare la sua volontà. Alla fine del 2012, quindi, sono tornata definitivamente in chiesa, però non stavo bene. Facevo tantissime attività all'interno della chiesa, ma continuavo a dire di aiutarmi perché non stavo bene. Però mi si diceva: tu non ti preoccupare, solo credi. Io credevo, però continuavo a stare molto molto male. E la mia vera rinascita è iniziata nel momento in cui ho deciso di farmi davvero aiutare e mi sono rivolta al pastore Corrado Maggia, di cui Gesù si è usato per liberarmi. Gesù mi ha davvero liberata e ha iniziato un processo di guarigione fantastico, anche se non è stato facile, ma insieme al pastore Corrado, ma soprattutto insieme a Gesù, abbiamo quindi fatto questo percorso di liberazione doloroso, difficile. Però c'era la mia completa collaborazione, c'era la mia volontà di stare bene, di uscirne. E quindi, anche se è stato necessario un po' di tempo e anche se è stata dura, ce l'abbiamo fatta. E io ora sono libera da tutto lo schifo, scusate, ma non trovo un altro termine, che mi portavo dentro da quando ero piccolissima. Senza la mia collaborazione, però, neanche Dio avrebbe potuto fare niente. Lui non violenta, però è pronta a tirarci fuori da legami, dal peccato, dai vizi, dall'inferno, dalle tenebre, ma tutto questo solo se noi glielo permettiamo. E io ne sono la prova. Io e Gesù abbiamo vinto, la mia vittoria è in Gesù e io mi sento un miracolo di Dio. Un'altra cosa che mi ha aiutata è stato perdonare. Io ho perdonato tutte quelle persone, ho perdonato mia madre. E spesso la gente mi chiede come ho fatto a perdonare. Allora, se parliamo dal punto di vista umano, io penso che nessuno di loro meriti il perdono, ma io ho voluto fare quello che dice la parola di Dio e quindi ho perdonato. E ho perdonato non per fare un favore a loro, ma per una volta ho voluto fare qualcosa per me. Ho perdonato quindi per liberare me, per non essere più legata in nessun modo a nessuno di loro. E sempre poco tempo fa ho sentito un'altra frase che dice: perdonare è liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero eri tu. E questa non è solo una frase, ma è la verità. Quando noi perdoniamo, liberiamo noi stessi da ogni legame, nel mio caso con queste persone, e liberiamo benedizioni per e sulla nostra vita. Io spesso in passato mi sono chiesta perché abbia dovuto affrontare tutte queste prove, tutto questo dolore, come le cattiverie di mia madre, che è arrivata a buttarmi la Bibbia per 3 volte, e per 3 volte il mio cane l'ha ritrovata e me l'ha riportata. Il mio pastore diceva sempre che ho un cane evangelico. E forse è così, Dio si usa anche dei cani. Mi sono chiesta il perché degli insulti di mia madre, dei suoi sputi addosso, insomma il perché di prove su prove, però io non voglio più guardare quello che è stato, io voglio guardare oggi. Se guardo oggi, vedo che quasi 6 anni fa mi sono battezzata, sono stata collaboratrice del gruppo adolescenti della mia chiesa
Insomma, ho scritto anche un libro che è dovuto andare in ristampa perché avevo terminato in poco tempo tutte le copie. Certo, non è stato tutto facile nella mia vita, questa è solo una piccolissima parte di quello che ho passato all'interno della setta, però a un certo punto mi sono trovata di fronte a un bivio e avevo due possibilità. La prima era continuare a essere arrabbiata con Dio e magari anche continuare ad accusarlo per tutto ciò che mi era successo. La seconda possibilità era quella di essere invece grata a Dio per avermi protetta, salvata, liberata, amata, e io ho scelto la seconda. Ogni tanto arrivano ancora dei ricordi, dei pensieri negativi, perché il nemico ci prova. Lui cerca di ricordarmi le cose che ho fatto, anche se contro la mia volontà, cerca di ricordarmi le cose che ho detto, anzi che mi facevano dire, cerca di ricordarmi chi ero, ma io gli ricordo chi sono oggi in Cristo Gesù. E gli ricordo che in Gesù io ho già vinto. A me oggi piace pensare che è il nemico che appena sente il mio nome o appena mi sveglio al mattino inizia a tremare e non più il contrario. E questo non perché io voglia peccare di presunzione, ma perché Gesù vive in me e sono più che vincitrice in Cristo Gesù. Io adesso combatto ogni pensiero negativo che mi arriva con quello che dice Dio, con quello che dice la parola. Ad esempio, io ho sempre pensato di me stessa che facevo schifo, fisicamente, come persona per le cose che ho fatto, per i riti, per gli aborti e tutto il resto. Però, la parola cosa dice? La parola dice nel Salmo 139 al versetto 14, dice che io sono stata fatta in modo stupendo. E se la parola dice così, io non sono nessuno per dire che faccio schifo. La stessa cosa per i sensi di colpa. In Romani 8,17 c'è scritto: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E se Dio mi ha perdonata, chi sono io per non perdonarmi? Se io continuassi a non perdonarmi, sarebbe come dire che il sacrificio di Gesù su quella croce, non conta niente, e non è così. Oppure quando mi facevo male, tagliandomi, ma nella Bibbia, in 1 Corinzi 6, 19, 20 c'è scritto: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E io anche con l'aiuto di questo versetto ho smesso di essere autolesionista. Quindi se io ripenso a tutte le cose e tutti i cambiamenti che ci sono stati nella mia vita, io posso dire che nessuna prova è priva della benedizione di Dio. Io ho dovuto superare tantissime prove, ma sono anche stata grandemente benedetta e lo sono ogni giorno. Io adesso so di essere una sua amata figlia, so di appartenere solo a Gesù, e quella di appartenere a Gesù è una cosa che ho sempre sentito, ma a volte non mi sentivo degna di questo. Ma lui ci ama sempre. Ero io che mi sentivo in colpa, ero io che mi sentivo uno schifo. Ero io che mi sentivo non meritevole di niente e del suo amore, ma la verità è che lui non ha mai puntato il dito contro di me, non ha mai smesso di proteggermi, di esserci, non ha mai smesso di amarmi, non ha mai pensato che con me fosse tempo perso o che non ne valesse la pena. Gesù non mi ha mai rifiutata, non mi ha mai abbandonata, non mi ha mai rigettata. E questo vale per ognuno di noi. Lui è morto per me come è morto per voi, ha dato la vita per noi. Io vorrei dirvi che se anche state attraversando un momento difficile, se state vivendo, ma spero di no, nelle tenebre, se vi sentite legati, scoraggiati o altro, beh, rimanete fermi nel Signore, tenete il vostro sguardo su di Lui e non sul problema o sulla circostanza. Cercatelo, apritegli davvero il vostro cuore, mettete la vostra vita nelle sue mani. Perché credetemi, quello è il posto più sicuro e lui è l'unico che non tradisce, che non giudica, che non delude e poi ha una pazienza infinita. Guardate ad esempio con me quanta ne ha avuta. E Dio, al contrario di quanto io pensavo, non è la causa dei nostri problemi, ma Dio è la soluzione dei nostri problemi. E non esiste circostanza, situazione o problema troppo grande per lui, perché colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo e lui è davvero il nostro aiuto più grande. Sapete, Dio mi ha sempre, sono certa di questo, Dio mi ha sempre amata così com'ero, ma proprio perché mi ha amata e mi ama talmente tanto, Lui non mi ha lasciata com'ero.
E vorrei concludere lasciandovi tre versetti, tre dei tanti che mi hanno incoraggiata, e cioè Giovanni 8:32, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Io credo che sia necessario conoscere come opera il nemico, come si muove, credo sia necessario conoscere la sua manipolazione, e se non lo si conosce lui continua a operare e non ci si rende conto del suo lavoro, che spesso è astuto. Io probabilmente ho detto delle cose forti nella mia testimonianza, ma per saper combattere il nemico, per sapere contro cosa e contro chi è la nostra battaglia, la nostra guerra, io credo che ci sia bisogno di conoscere la verità, quella brutta, ma anche e soprattutto quella bella, e cioè che Gesù è l'unica verità, l'unica via e che Lui è la vita. L'altro versetto è Giosuè 1:9. Che dice: non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore tuo Dio sarà con te dovunque andrai. L'ultimo, e concludo, è Giacomo 1,12, che dice: beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. E io oggi posso dire di amarlo con tutta me stessa. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e soprattutto per aver ascoltato quello che Gesù ha fatto in me e come ha cambiato la mia vita. Che Dio vi benedica. E grazie al Signore per aver udito questa testimonianza, come possiamo ancora confermare ogni volta che ci viene nel cuore, spesso lo ripetiamo: Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E quando noi andiamo a Lui, Egli opera potentemente per la fede. Ed è anche una testimonianza stasera che ci aiuta, perché se tu stai vivendo una difficoltà quasi del genere, sai a chi ti devi rivolgere, sai su chi devi puntare, sai come, che direzione devi prendere, perché Gesù Cristo fa queste cose. E non solo per la sorella che è venuta, ma per tutti coloro che si avvicinano a Lui, e anche per te, perché Egli è andato fino sulla croce per ciascuno di noi. Ed ora stasera abbiamo il fratello Maggia, che il Signore si serve anche per queste opere, a un ministero che il Signore lo usa per liberare, per liberazioni spirituali, e ci spiegherà lui stesso, ci porterà una parola. Siamo restati con poco tempo, una ventina di minuti massimi, però ascoltiamolo e preghiamo per lui, perché ci possa dare quello che è il pensiero di Dio, perché Dio sempre ci vuole costruire, ed anche altri ministeri ci aiutano a completare la nostra conoscenza di quello che Dio fa. Fratello Maggia, vienitene avanti e dopo io chiudo per dare delle informazioni e lasciati guidare. Prego, vieni, vieni, vieni. L'orologio è lì, guarda, se ti avessa serve, sentiti a casa tua. Grazie. Bene, di Dio scenda su tutti voi che state ascoltando e vedendo. Avete sentito questa testimonianza di Anni? E ho avuto la gioia, insieme a mia moglie, di portarla alla liberazione totale da questi demoni che avevano operato in lei per 29 anni, da quando appunto lei era una piccola bambina. E veramente, quando l'ho vista arrivare, portata dal suo pastore, era una persona totalmente devastata, una persona con una grande sofferenza dentro, doveva fare dentro di lei. E il Signore ha fatto quest'opera, ci è voluto un po' di tempo. A volte le persone con problemi di demoni vengono liberate in pochi istanti, a volte in pochi minuti, a volte in poche ore, qualcuno dopo qualche giorno di preghiera, e altri invece impiegano più tempo. E lei era un caso piuttosto grave, quindi ci sono voluti, sono volute molte ore, diciamo spalmate in 6-7 mesi, quindi 3 ore circa ogni 2 settimane quando ci vedevamo, ma sono state ore intense, ore di
veramente di liberazione e di guarigione interiore, perché lì c'era di tutto, c'erano demoni, ma c'erano anche ferite profonde, traumi, abusi sessuali, abusi psicologici, abusi verbali, di ogni genere. E quindi è stata per noi, per me e per mia moglie, una gioia vederla di volta in volta essere sempre più libera. E prima se n'è andata Lilith, che Lilith era la sua identità demoniaca, quando appunto attraverso questo rituale con un serpente, eccetera, eccetera, era questo spirito, era entrato dentro di lei, come era, aveva detto, era la prescelta di Satana. Quindi questo Lilith è un demone che si trova in Isaia 34, versetto 15, e come è gloria a Dio che alla fine è arrivata questa completa liberazione, questa completa guarigione. Sapete, una città può essere distrutta in pochi istanti con un bombardamento a tappeto, come è avvenuto con Dresda, con altre città nel tempo della guerra, e per la ricostruzione ci vuole tempo. Per Dresda hanno impiegato anni. E allo stesso modo avviene anche con le persone. Ci vuole poco per distruggere delle vite, perché i demoni possono fare questo in poco tempo, ma per la ricostruzione, per la guarigione interiore, ci vuole del tempo. E ora il Signore ha operato le guarigioni più grandi, ora è in via di guarigione, continua nella sua vita in profondità. Quindi noi vediamo, abbiamo visto questa trasformazione in anni e continuiamo a vederla, e ci piace vederla ridere, vederla sorridere, perché non c'era più sorriso nei suoi occhi da tanti anni, invece ora ha ripreso pienamente a vivere nella pienezza di Dio, nello Spirito Santo. Questa è l'opera del nostro Dio. Quindi il Signore può fare anche con te la stessa cosa. Magari non sei un satanista, magari non sei stato coinvolto in tutte le cose tremende che ha vissuto. Forse hai altri problemi, anche magari causati da demoni, e il Signore può operare anche in te. Anni non è stata l'unica coinvolta col satanismo che ho avuto modo di aiutare. C'è stato anche un giovane nelle vicinanze di Torino, che anche lui è stato liberato anni fa, era stato in varie chiese, si era convertito 12 anni prima che venisse da me, e si era convertito dopo 5 anni di scrivono la roba gratis, tutti i tipi di droga, purché lui continuasse a far parte di questa setta. Quindi sacrifici umani, anche lui assistette a un quasi sacrificio, doveva essere lui a compierlo, con un pugnale insieme ad altre 11 persone, ma di fronte a quello lui gettò il pugnale insieme agli altri e se ne andarono. E si salvò proprio perché erano in 11, perché sennò sacrificavano anche lui insieme alla ragazza che era su quell'altare, pronta per essere offerta a Satana. Lui telefonò alla polizia, ma arrivarono e chiaramente non c'era più nulla, nessuna traccia. Ma questo giovane poi aveva questi spiriti, il pastore che conobbe in quei 12 anni, circa 3 pastori, cambiò 3 chiese, nessuno di loro volle pregare per lui, perché dicevano: ma Gesù è già entrato nella tua vita, hai già creduto, quindi non c'è bisogno di liberazione. E invece lui stava male e voleva essere liberato, ma nessuno lo considerava, perché ritenevano fosse già libero. Quando venne da me mi raccontò la sua storia e mi disse: ma pastore, io non so se ci credi, ma io ho problemi. Ho detto: tranquillo, io ci credo e so che il Signore vuole liberarti. E così la sua liberazione avvenne. Non ho il tempo di spiegarvi tutti i particolari, che sarebbero anche interessanti, ma lui fu potentemente liberato dal Vangelo, che è testimonia della sua fede in Cristo. Cose tremende abbiamo sentito. Abbiamo sentito parlare dell'aborto come una, o dei sacrifici umani come qualcosa che è profondamente gradito al diavolo. Dio gradisce il sangue dei giovani, dei bambini, di esseri ancora non nati, ma che sono nel grembo materno. E questo è terribile. Questo ci fa pensare alla realtà di oggi, a quello che è successo in questi ultimi 50 anni con i cambiamenti delle leggi, perché il diavolo opera anche attraverso i cambiamenti, c'è un'erosione costante dei valori,
dei valori, dei principi che un tempo erano principi cristiani e che hanno governato e retto la nostra Europa e il mondo occidentale per secoli, i principi giudeo-cristiani. Ora tutto è stato cancellato, annullato per dei valori che sono dei disvalori, che non sono valori. Oggi la vita umana non conta nulla, oggi un bambino nel grembo della madre viene definito un feto, un ammasso di cellule, mentre invece noi sappiamo che è un essere vivente, la parola di Dio ce lo dice e ci fa comprendere questo. E sapete, a proposito dell'aborto, cosa che non vi diranno nei telegiornali, perché c'è un pensiero unico che deve andare avanti, bisogna far andare avanti quello che i grandi pensatori, di coloro che guidano questa Europa, deve procedere, deve prevalere. E quello che non vi diranno, per esempio, è questo. Quello che ho letto una decina di anni fa da un giornalista, un ottimo giornalista cattolico, che si chiama Antonio Socci, il quale fece una ricerca proprio sull'aborto, un ottimo libro, e mise giù i dati. Dal 1930... quando incominciarono gli aborti sotto la Germania nazista e poi nel mondo dell'Unione Sovietica e via dicendo, fino ad arrivare a 10 anni fa circa, lui fece il conto, c'è una statistica anche, diciamo, non solo sua ma a livello mondiale, che ci descrive una situazione assolutamente terribile. Circa il 1930 fino ad oggi, fino a 10 anni fa, 1 miliardo di aborti. 1 miliardo di aborti, non è uno scherzo. Ed è la cifra in difetto, perché chissà quanti non sono stati contati. 1 miliardo di esseri umani sacrificati al Dio dell'egoismo umano, al Dio che ci porta a sacrificare tutto per il nostro piacere, per toglierci un disturbo, per togliere alle donne, alle famiglie un disturbo, perché i figli non sono più considerati una benedizione di Dio, ma un disturbo. I figli sono considerati un ammasso di grumi, non sono vivi finché non escono. Questa follia che veramente ci accompagna da un po' di anni. È 1 miliardo di vittime, un genocidio. E sapete, ogni anno ne uccidono 53 milioni in tutto il mondo, 53 milioni di aborti legalizzati. Quindi siamo a 1 miliardo e 530 mila aborti di quelli che si sa, ma poi ci sono tutti quelli con le pillole del giorno dopo, una cifra terribile. Questo è un bagno di sangue che il diavolo gradisce, che i nostri politici continuano a non comprendere. Noi siamo i pazzi, noi siamo quelli che vivono nel Medioevo. Loro sono degli assassini, perché stanno uccidendo letteralmente generazioni di italiani, di europei. Questa è la politica di morte che stanno seguendo. Purtroppo, nella nostra nazione, noi abbiamo perso, dalla quando c'è questa legge della 194, abbiamo perso 6 milioni di italiani, 6 milioni che non sono mai nati, senza contare quelli che sarebbero nati attraverso di loro. Provate a pensare a queste cifre, non sono cifre campate lì, è una realtà terribile, terribile. E questo chiede veramente a Dio, grida giustizia a Dio, il sangue di questi innocenti grida giustizia. Questa è l'opera di Satana, non dobbiamo guardare chissà che cosa, questa è l'opera di Satana nella nostra società incivile, perché se fosse civile i bambini li proteggerebbe fin dal grembo materno. Genocidio, 6 milioni di ebrei con la Shoah, noi abbiamo 6 milioni di italiani annullati, cancellati da questa tragica legge, da questo odio per la vita che certi politicanti hanno. Gente che ha dimenticato i valori cristiani, che non sanno cosa siano, per cui non servono più il Dio della vita, ma un Dio di morte. E quindi queste sono delle cose terribili e io ho riflettuto molto su quello che Anni appunto ci ha raccontato e che ci ha appunto detto riguardo a questi disvalori, a questo amore del diavolo per il sangue dei neonati, per il sangue dei,
dei bambini che vengono sacrificati. Di questo non se ne vuole parlare, si ha paura, si mette la testa sotto la sabbia per non vedere la realtà, ma ci sono centinaia di gruppi di satanisti in Italia e centinaia e migliaia di gruppi in tutto il mondo che continuano a sacrificare non solo animali, ma sacrificano esseri umani. Ci sono storie raccapriccianti, terribili, altro che i film di Dario Argento, i film del terrore. La realtà è peggiore di quello che viene rappresentato in certi film dell'orrore. I demoni operano certamente in coloro che sono stati maleficiati. Ora voglio parlarvi velocemente di come entrano i demoni. Potrei parlarvi di tanti casi, tante situazioni, ma non abbiamo il tempo questa sera. Di tanti casi e situazioni dove persone vengono maleficiate, quindi colpite da qualcuno, da qualche nemico, qualcuno che ha dell'odio, del rancore, che colpisce, vuole colpire qualcuno con appunto malefici, maledizioni, fatture, cosiddette fatture, e quindi le persone vengono colpite, stanno male, si ammalano, dipende da come sono state colpite, magari sono state colpite le finanze, magari la salute, o magari proprio la maledizione è a morte. Io conosco casi dove persone sono morte, maleficiate, sono state trovate le tracce proprio del maleficio. E se no, i demoni operano quando quando una persona pratica il peccato e persevera nel peccato, non conosce Dio, persevera nel peccato, non si rende nemmeno conto che quello che fa è un peccato o quello che o le cose che fa sono vari peccati, e grazie a causa di queste pratiche, queste persone aprono una porta spirituale a dei demoni, anche se non credono nell'esistenza di Satana o dei demoni. Non importa credi o non credi, ma questa è una realtà. Quindi se tu trasgredisci la legge di Dio, sapete, no? La legge di Dio, la legge, anche la legge umana, no? Se trasgredisci la legge umana, bene, non, sei colpevole lo stesso, cioè non è che l'ignoranza ti salva. Quindi allo stesso modo, se si ignora la legge di Dio, se si pecca pesantemente, lontano da lui, ecco che i demoni possono entrare nella vita di qualcuno. Non è che entrano in tutti indistintamente. Ci sono varie categorie di peccatori e di peccati, ma in ogni categoria ci sono persone che, a causa del loro peccato, a causa di fattori che non sono sempre spiegabili, ricevono dei demoni. Dei demoni entrano nella loro vita. E allora le porte spalancate sono quelle dell'occulto. E l'occulto cos'è? Magia, la pratica della magia, la pratica della divinazione, lettura delle mani, lettura delle carte, e i 220 circa tipi di manzia. Quando leggete manzia, cartomanzia, caffeomanzia e altri 200 rotti, voi capite che questi hanno a che fare con la divinazione, con persone che vi prospettano il loro futuro, che vi predicono il loro futuro, il futuro che avrete. Quindi magia nera, magia bianca, magia rossa, magia verde, ci sono vari tipi di magia, non sono dei colori buttati a caso. Ci sono pratiche occulte, pratiche magiche. Mi viene in mente, adesso siamo a Polla, nella sede, no? Nel quartier generale di Parole di Vita. Ho avuto tempo fa la visita di una donna di origine lucana, quindi voi siete a pochi chilometri dalla Lucania, dalla Basilicata. Venne con una sua amica che aveva dei problemi spirituali, mi disse lei. E quindi cominciai poi a parlare, a pregare su questa persona. Partecipò anche l'altra persona, praticamente si vide che c'erano delle cose simili, e io pregai per una, ma nello stesso tempo il Signore liberò anche l'altra. Questa donna disse, mi raccontò, aveva praticato quella che qui si chiama la fascina. Fascina? Vi dice qualcosa? No. Comunque nella Lucania si pratica questa forma di magia che viene definita fascina. Ok? E praticamente questa donna fu liberata. Lei venne per un'altra signora, ma lei stessa fu liberata e la potenza dello Spirito Santo la liberò. Dice che era in quel momento, quando pregavo, sentì un fortissimo male di testa, poi andò a casa, cominciò a vomitare
e fu completamente liberata. Dice: io da quella volta che hai pregato per l'altra signora, io sono rinata io. E quindi la potenza dello Spirito Santo si muove anche in questo modo. In Sicilia, vi faccio solo un altro esempio, poi vado oltre. In Sicilia, nella città di Gela, dove sono stato anni fa, dopo tre serate di insegnamenti sulla liberazione e di preghiere anche sulla liberazione, per la liberazione delle persone, venne una donna, una delle tante che vennero in quei giorni, venne e mi disse che c'era una fattura sulla sua vita, era sicura, sapeva che gliel'avevano fatta lei alle due figlie. Ok, dissi, rompiamo questa maledizione, la portai a Cristo, insomma, e poi iniziai la preghiera e quando pregai lei cominciò a, insomma, cadde per terra, cominciò a rotolarsi e fu liberata. Il giorno dopo venne e mi disse, Corrado, guarda, quando tu hai pregato, ieri erano le 10 di mattina, nel preciso momento in cui tu hai pregato per me, mia figlia, una delle mie due figlie che si trovava a qualche chilometro di distanza era a scuola, incominciò a stare male e a vomitare. Dice, io vomitavo da una parte, a qualche chilometro di distanza, lei ha vomitato ed è stata liberata da quel maleficio per cui tu hai pregato. Quindi la maledizione era sulla famiglia e appunto pregando per la madre, in quel caso, poiché le figlie erano giovani e dipendevano dalla sua autorità spirituale, furono liberate entrambe. E se invece le figlie fossero state adulte, avrebbero dovuto venire loro a chiedere la liberazione, perché i nostri figli sono sotto la nostra protezione, quindi se noi li portiamo nelle vie del Signore, loro saranno benedetti. Se li portiamo nelle altre vie, nelle vie del nemico, saranno maledetti delle stesse maledizioni che riceveremo noi. Lei non andò a cercarsi la maledizione, certamente, però fu maledetta lei e la maledizione cadde su tutta la famiglia. Ma il Signore può liberare chiunque sia stato maledetto, chiunque abbia praticato maghi, streghe e operatori dell'occulto. L'importante è ravvedersi. Possiamo aver fatto queste cose, ma se ci ravvediamo da tutte queste pratiche e chiediamo perdono a Dio, lì inizia la nostra liberazione. Se accogliamo colui che è il liberatore, ecco che la liberazione arriverà, qualcuno ci aiuterà e ci guiderà verso la liberazione. Ci sono le porte della scrittura automatica, questo dello spiritismo, le porte della scrittura automatica, le sedute medianiche, quelle col pendolino, vi faccio solo qualche nome, la porta delle false religioni anche. Cosa intendo per le false religioni? Dottrine eretiche, ce ne sono tante, ci sono almeno 3.000 tra religioni e filosofie che il diavolo si è inventato per creare confusione, una babele di confusione, una babele di dottrine dove la gente non capisce più, dice ma dove sarà la verità? E quindi c'è l'induismo, c'è il buddismo, l'islamismo, ci sono gli Hare Krishna, i druidi, ci sono i massoni, la massoneria, c'è la federazione damanuriana, vi faccio solo alcuni nomi, ci sono i testimoni di Geova, quelli che usano la parola di Dio, ma la usano male, quelli della scienza cristiana, quelli della chiesa dell'unificazione, i mormoni, sono sette pseudo cristiane, insegnano dei falsi vangeli. E a proposito di questo, vi racconto velocemente una liberazione che avvenne qualche anno fa, in un gruppo dove mi invitarono, c'era una giovane donna, era cresciuta con i testimoni di Geova, lo dico perché ormai in Italia purtroppo ci sono alcuni milioni, credo, forse no, comunque sono moltissimi i testimoni di Geova, non so se arrivano al milione, ma comunque questa ragazza venne, aveva lasciato i testimoni di Geova, però dice, pastore, io non ci riesco a credere che Gesù è Dio. Proprio è più forte di me, ho provato, mi dicono di credere, io credo in altre cose, ma non riesco a credere nella divinità di Gesù. In quel momento sentii proprio lo Spirito Santo che mi guidò a dire, perché lei mi disse, tra l'altro, sento che c'è nel mio cuore, non riesco, c'è qualcosa qui nel mio cuore che mi impedisce di credere. E in quel momento appunto le dissi, senti, quello che ti impedisce di credere è uno spirito di menzogna e di incredulità
che è entrato nella tua vita attraverso quelle false dottrine. Posso pregare per te? Vuoi rinunciare a questa incredulità, a questo demone di incredulità? Sì, pregai per lei, cadde per terra come un sacco di patate, qualche istante dopo mi guardò e piangeva dalla gioia. Mi disse, pastore, quell'impedimento che avevo è andato via, ci credo, Gesù è veramente Dio, è il Signore, è il mio Dio. Era la prima esperienza che facevo di questo tipo, da lì ho capito proprio che veramente attraverso le false dottrine i demoni possono entrare. Non dico che tutti i testimoni di Geova sono indemoniati, intanto sono ingannati, ma in alcuni casi ci sono anche dei demoni che entrano. E c'è quel brano illuminante nella scrittura in 2 Corinzi 11,4 che dice: infatti se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Paolo sta riprendendo la chiesa di Corinto, perché era una chiesa che era un po' una banderuola, avevano accolto un altro Vangelo, un Vangelo diverso, qualcosa che non era esattamente secondo la parola di Dio riguardo a Gesù. Dice, se voi ricevete un altro Vangelo, ricevete un altro Gesù, vi è stato predicato un altro Gesù, cioè vi è stato predicato un Gesù che non corrisponde a quello che è il vero Gesù, no? E sappiamo che nel mondo dei testimoni di Geova o in altre sette, Gesù non viene rappresentato come esattamente è. Ci sono degli errori dottrinali che impediscono alle persone di fare un'esperienza reale con Cristo. E quindi portano lontano le persone da Cristo, perché la verità che deve essere insegnata la verità su Gesù, deve essere insegnato il vero corretto, il vero Gesù, deve essere trasmesso il vero Gesù. Quindi se trasmettono un altro Gesù, qualcuno che è diverso dalla descrizione che ci fanno, che ci fa la parola di Dio, che riguardo lui vengono dette cose diverse da quello che Dio ci dice, ecco che un altro spirito può entrare nella nostra vita. Se riceviamo il vero Gesù, noi riceviamo il vero Spirito Santo, ma se accogliamo un altro Gesù, una rappresentazione diversa di quello che è Gesù, facciamo dire a Gesù cose diverse o interpretiamo ciò che Gesù ha detto in un modo diverso, ecco che noi possiamo incorrere in questo problema. E negli ultimi tempi, dice Paolo, l'Apostolo, dice la parola di Dio, che molti saranno sviati, apostateranno dalla fede a causa di spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Spiriti seduttori e dottrine di demoni. I demoni hanno una grande intelligenza, sono furbi e loro creano dottrine su dottrine, se le inventano tutti i giorni, tutti i giorni ci sono dottrine nuove e quindi c'è un grande pericolo. Perciò invito tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo, se siete in qualcuna di queste sette strane, uscitene al più presto, cercate il vero Gesù, chiedete a Gesù che si riveli nella vostra vita e lasciate che lo Spirito Santo vi guidi in tutta la verità. Lui vi guiderà in qualche chiesa che è secondo la volontà perfetta di Dio. E poi ci sono ancora le porte delle maledizioni, sapeste quante maledizioni ci sono in giro? Le maledizioni sono delle parole negative, delle esclamazioni, a volte sono fatte da specialisti e quelle sono le più pericolose, i maghi, gli occultisti che maledicono qualcuno e altri, ci sono maledizioni dirette e maledizioni indirette che anche i nostri genitori per esempio o le persone in autorità possono fare magari riguardo alla nostra vita. Per esempio una maledizione che c'è spesso nelle famiglie, non si pensa che è una maledizione, e quando un genitore magari ti dice non capisci niente, tu non combinerai mai niente nella vita, non combinerai mai nulla, farai solo un grande buco nell'acqua, non vali niente, fai schifo. Queste parole creano delle realtà negative nella mente, nel cuore dei bambini, dei figli che cresceranno col pensiero che non valgono niente e non combineranno niente nella vita, perché non sono stati incoraggiati con parole di benedizione, non sono stati spinti, aiutati e stimolati a credere che possono fare le cose, che è possibile realizzare una vita, vivere una vita soddisfacente. Quindi, a parte queste maledizioni, ce ne sono molte altre che sono anche generazionali.
ho avuto per la grazia di Dio modo di liberare persone da varie maledizioni. C'era una ragazza che è stata maledetta, la cui bisnonna è stata maledetta, e la maledizione è arrivata fino a lei, perché le maledizioni non si fermano alla prima generazione, normalmente proseguono, vanno verso tutte le altre generazioni, i figli dei i discendenti, tutti i figli che verranno ricevono questa maledizione. Questa ragazza che mi fu portata mi raccontò che nella sua famiglia tutte le donne della famiglia avevano avuto problemi con i mariti, si erano separate e sua madre era stata liberata da demoni, dai carismatici cattolici, ma lei non riuscivano a liberarla, la portarono da me perché evidentemente pensavano che ero l'ultima spiaggia e quindi venne da me. Lei mi raccontò che da bambina vedeva un tipo con una barba folta, nera, con un cappello e un mantello nero seduto sul letto mentre lei giocava. E lei era impaurita da questo essere che ogni tanto si presentava e lo vedeva anche per la strada. E questo dice: se tu dirai a tua madre, quello che vedi, tu starei peggio, starei molto male per quello. E questo era collegato a ciò che era accaduto alla bisnonna. La bisnonna era stata, c'era un prete che voleva portarsela a letto, insomma. Lei aveva rifiutato e questo prete l'aveva maledetta. Quindi questo personaggio intabarrato con questo cappello e questo mantello nero probabilmente era legato alla maledizione della nonna, probabilmente aveva a che fare con quel prete appunto vestito di nero. Comunque alla fine questa ragazza fu liberata, rompemmo questa maledizione, fu sciolta da questa maledizione. Un'altra ragazza siciliana invece ricevette la liberazione da una maledizione che aveva sulla sua famiglia. Lei raccontò di avere appunto di essere discendente appunto di una persona, suo nonno, che era una persona benestante, stavano benissimo, nel giro di poco tempo perse tutto, sapevano che c'era stata una maledizione. Venne da me e disse che temeva ci fossero altre maledizioni, per cui non ci stava pensando tanto a quella, ma mi raccontò che aveva paura di essere stata maledetta da una sua cognata che era una marabù, una maga islamica, e poi mi disse che aveva trovato un pupazzetto pieno di spilli, questa è una pratica di voodoo. Quando pregammo per capire quale di queste maledizioni era quella operante, pregai per le prime due, cioè per il pupazzetto, per quella della maga islamica, non accade nulla. Quando toccai la maledizione del nonno, si manifestarono dei demoni e incominciò a vomitare, stava male, quindi fu completamente liberata. Quindi era la maledizione del nonno che era arrivata fino a lei. E credetemi, ce ne sono tantissimi di casi di questo tipo che potrei parlarvi. Poi la porta dei peccati sessuali. La porta ai peccati sessuali, perché attraverso il sesso i demoni possono entrare, attraverso peccati sessuali. Di cosa intendo? Sesso fuori del matrimonio, non è automatico, però rapporti promiscui con prostitute, con persone magari che hanno anche demoni. I demoni possono essere trasmessi attraverso i rapporti sessuali. Questo molti non lo sanno, ma funziona così. Persone che vengono stuprate, donne stuprate, io ho pregato per diverse ragazze stuprate che hanno ricevuto dei demoni dalle persone che le hanno stuprate, oppure è accaduto che un demone di odio è entrato attraverso quello stupro, perché la persona che ha subito quello stupro ha odiato con tutto il proprio cuore quella persona che l'aveva stuprata, lo stupratore, e ha aperto una porta a questi spiriti. Quindi chi è stata liberata dall'odio, chi è stata liberata da uno spirito di stupro. E quindi peccati legati all'omosessualità. Oggi non bisogna dire che l'omosessualità è un peccato, ma Dio dice che è un peccato. Io dico quello che Dio dice. Dio dice che è un peccato, non dice che è una malattia. Dio, se fosse una malattia, Dio curerebbe gli omosessuali, ma non è una malattia. Diciamo che è una perversione insieme a tante altre perversioni che fanno parte della natura peccatrice di ogni uomo.
C'è chi pecca con l'adulterio, c'è chi pecca con la fornicazione, con l'alcolismo, c'è chi pecca con la critica, con l'odio, con il rancore e c'è chi pecca con questo peccato. Non è un peccato più grave degli altri, è un peccato esattamente come gli altri. Quindi il Signore può trasformare le vite, può liberare, può guarire completamente le ferite di queste persone che arrivano a fare queste esperienze. Che sono contro natura e c'è speranza per tutti i peccatori, c'è speranza per i peccatori che hanno, diciamo che sono solo peccatori e per i peccatori che hanno anche dei demoni a causa dei loro peccati. L'Apostolo Paolo dice una cosa meravigliosa, dice: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E poi dice una cosa meravigliosa, e tali eravate, non siete, tali eravate alcuni di voi, ma ora siete stati lavati, santificati, giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Tali eravate, che siate stati fornicatori, adulteri, omosessuali, perché qui il termine effeminati e sodomiti è sinonimo di omosessualità, che siate stati così, non importa, in Cristo potete essere, tornare nella normalità, cioè ritrovare il dono originale che Dio vi ha fatto, della vostra virilità o della vostra femminilità. Ok? Quindi il Signore fa tornare gli omosessuali etero. Io ne conosco, ho avuto modo di liberare alcuni indemoniati con problemi di omosessualità e sono tornati etero. E conosco altri che il Signore ha, altri che sono convertiti, alcuni sono convertiti e basta, altri si sono convertiti, sono stati liberati da demoni, ma ora non sono più omosessuali, sono etero. Ok? Quindi è possibile ricevere una trasformazione, perché è un problema della natura umana. Quando la natura umana viene eliminata e quella natura peccatrice viene eliminata e Gesù ci dà una nuova natura, la natura di figli di Dio, ecco che ritorniamo a essere quello per cui Dio ci ha creati. E quindi, gloria a Dio, è possibile essere trasformati dalla grazia di Dio. E poi ancora la paura, l'odio, il rancore, queste sono la porta dei peccati che toccano la sfera emotiva e psicologica. Paura, ira, invidia, odio, rancore, mancanza di perdono. Sapeste quanta gente si trova in queste condizioni? E il terribile è che vedo anche molti cristiani che sono in queste condizioni. Cristiani che vivono nella paura, nell'ansietà. Ma com'è possibile per i figli di Dio vivere nella paura e nell'ansietà? Gesù ha detto, e questa è la chiave per essere liberati dalla paura, non siate ansiosi né di quello che berrete, di quello che mangerete, di come vi vestirete. E poi dice ancora non abbiate timore, non abbiate paura, e lo ripete per 366 volte in tutto il Nuovo Testamento, anche per gli anni bisestili, 365 più gli anni bisestili. La paura non fa più parte dei figli di Dio. Noi non siamo stati creati per la paura. Gesù dice non siate, quindi vuol dire che non dobbiamo chiedere, Signore liberami dalla paura, Signore liberami dall'ansietà. Vi dico subito, Dio non vi libererà dalla paura e dall'ansietà, perché non possiamo delegare a Lui ciò che Lui ha delegato a noi di fare. Gesù ha detto non siate, come faccio a non essere? Se sono ansioso, io decido di non esserlo più. Come decido di non esserlo più? Qual è l'alternativa all'ansietà e alla paura? La fede. Gesù disse nel capitolo 6 di Matteo, disse: osservate come crescono i gigli della campagna, non faticano, non filano, eppure vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria si vestì come uno di loro. Ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Gente di poca fede, non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, perché sono i pagani che ricercano queste cose. Sono i pagani che sono ansiosi, cioè coloro che non conoscono Dio.
Noi non siamo stati fatti per la paura, siamo stati creati per avere fiducia in Dio. Se siamo in Cristo, la fiducia è la realtà, la fede in Dio, l'abbandono in Dio deve essere parte della nostra vita. Come faccio a non essere impaurito? Devo decidere di non esserlo. Qualsiasi cosa noi facciamo in questa vita è una decisione. Io ho scelto di non avere più paura di volare, perché quando prendevo l'aereo le prime volte, mia moglie è testimone, mi sudavano le mani. E dissi, ma perché io devo sudare? Questa è una forma di paura. Quindi dissi, Signore, io rifiuto la paura, decido di affidarmi di te, che sia in auto quando guido, che sia su un aereo quando io non posso controllare nulla, che sia quando cammino per terra, Signore, io mi fido di te, la mia vita è nelle tue mani. Sparita la paura, sparita l'ansietà. Decidi di non essere più quello che sei e abbi fiducia, abbi fede, perché è la fede che mette in moto la potenza di Dio, che ti aiuta a vincere le paure e l'ansietà. Gettate su di Lui, dice la parola di Dio, ogni vostra ansietà e preoccupazione, perché Lui si prende cura di voi. Fidati di Dio, getta su di Lui le tue ansietà, prendi questa nuova abitudine. Prendi questa nuova abitudine, devi sostituire questa abitudine sbagliata con un'abitudine nuova e giusta. Abbi fede in Dio, Dio è vicino a te, ti ama, non ti abbandonerà, è con te. E quindi vado verso la fine, ora concludo perché sennò poi il pastore Cataldo mi tira le orecchie, forse me le tira già lo stesso. Voglio dirti questo, i demoni certo operano e entrano attraverso i nostri peccati. E noi diciamo, beh sì, qualcuno pensa, sì, sono solo gli indemoniati quelli che sono sotto l'azione di Satana, quindi meno male che io no. Meno male che io no, un corno. Non funziona così. La Bibbia dice che tutti gli uomini nati su questa terra nascono sotto una cappa, cioè nascono e vivono sotto l'azione del principe di questo mondo. Quindi nessuno è escluso. Ci sono gli indemoniati che certo sono controllati direttamente dai demoni, ma ci sono milioni di persone che non sanno di vivere sotto il dominio di Satana. La scrittura dice che il mondo giace sotto il potere del maligno. Quindi la sua azione è verso tutte le persone, anche te che dici, ma non ho problemi di demoni, però magari non credi, non sei di Gesù, non sei di Cristo. Sappi che se non sei di Cristo, sei ancora sotto il potere del nemico. Quindi l'unica cosa che puoi fare è correre a Gesù, e fallo già questa sera, al più presto, ti invito proprio a correre verso Gesù. Ti invito ad aprire il tuo cuore a Lui, ti invito a chiedere il suo aiuto, ti invito a entrare nel suo regno. Gesù ha detto se uno non nasce di nuovo non può entrare nel regno di Dio. E se tu non sai cosa significano queste parole è perché non le hai ancora sperimentate. Gesù vuole che tu entri nel regno di Dio e lo puoi fare ravvedendoti dai tuoi peccati. Lo puoi fare chiedendo perdono a Dio per i tuoi peccati, qualsiasi essi siano. E lo puoi fare credendo nelle parole di Gesù. Credendo che Gesù è morto per te, per i tuoi peccati, e ha preso il tuo posto sulla croce, che Gesù è risorto dalla morte per darti una nuova chance, per darti una nuova possibilità di vita. Gesù dà un colpo di spugna al tuo passato, ai tuoi peccati, e ti vuole dare una nuova natura di figlio di Dio, in modo che tu possa vivere nella potenza dello Spirito Santo, perché tu possa fare la volontà di Dio, perché il regno di Dio e la sua volontà possono essere compiuti nella tua vita. E io prego adesso veramente che lo Spirito di Dio scenda su di te e ti tocchi in questo momento. Arrenditi a Lui e fai quello che Paolo disse che ogni uomo dovrebbe fare. Dio comanda a tutti gli uomini dappertutto che si ravvedano. Pentiti dei tuoi peccati, chiedi perdono a Dio. Se lo Spirito Santo ti ha mostrato oggi i tuoi peccati, io ti chiedo adesso di inginocchiarti davanti al Signore, di confessare i tuoi peccati, ti chiedo di abbandonarli e ti chiedo di invocare il Signore nella tua vita. E poi ti chiedo di arrendere la tua vita a Lui. Ti chiedo al più presto anche di unirti a una comunità cristiana, perché la parola di Dio dice che chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Dopo la fede c'è l'acqua.
dove sarai immerso, unendoti a Cristo, diventando una cosa sola con Lui, e questo ti permetterà di essere una nuova creatura in Cristo e di cominciare una vita nuova con una famiglia spirituale, la famiglia dei figli di Dio. Lo Spirito di Dio ti guiderà a trovare una comunità. Lo Spirito di Dio ti guiderà e lo Spirito di Dio ti aiuterà a trovare una soluzione per i problemi. Forse Dio già adesso sta risolvendo i tuoi problemi. Forse avevi bisogno di sentire queste cose, avevi bisogno di trovare pace con Dio. E se hai invocato Cristo e se lo hai aperto il tuo cuore a Lui, e tu stai già sperimentando questa pace. Gesù è il tuo Signore, il tuo Salvatore. Lui e nessun altro. Gesù vuole diventare il tuo Salvatore, il tuo Signore e anche il tuo liberatore se è necessario. Se hai dei demoni, se hai spiriti immondi nella tua vita, se hai peccato, bene, rinuncia a quei peccati, rompi ogni tuo contatto, ogni legame con questi spiriti, rinuncia ai demoni che hai fatto entrare nella tua vita, demoni di magia, di occultismo, di spiritismo, demoni di odio, di rancore. Chiedi perdono a Dio. Con convinzione il Signore inizierà questa sera la tua liberazione, inizierà e ti darà una vita nuova, degna di essere vissuta. Gesù è vicino a te, molto più vicino di quello che immagini. Lo Spirito Santo è lì e sta operando nel suo nome. Lo Spirito di Dio ti dà quella pace, ti dà quella gioia, quella libertà interiore di cui hai bisogno. Venga il tuo regno, papà. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà nel cuore di chi sta adesso vedendo questa trasmissione, di chi sta ascoltando. Attirali a te, convincili di peccato. Signore, intervieni e trasforma la vita di quelli che adesso, Signore, stanno piegando i loro cuori e le loro ginocchia davanti a te. Li benedico nel tuo nome. La tua grazia scenda copiosa. Il tuo spirito li inondi e i tuoi angeli li proteggano in questo nuovo cammino. Spirito Santo, guidali a una comunità, Signore, di tuoi figli, dove si predica tutta la parola, tutta la verità, quella verità che rende liberi, Signore. Nel nome di Yeshua, di Gesù di Nazareth, io ti benedico. Amen. Grazie per la pazienza che avete avuto con me. Ora vi saluto e vi do la pace del nostro Signore Gesù Cristo. Grazie, fratello caro. E così, quando ascoltiamo, possiamo fare un'analisi di noi stessi per capire cosa vive dentro di noi. E se ci sono delle difficoltà, il Signore ha fatto anche una bella cosa, ci ha dato le direttive quale strada prendere, quale via per poter uscire. Bisogna lavorarci vicino, lavorarci non vuol dire che Gesù ha perso l'autorità e non riesce a farlo, ma perché noi abbiamo vissuto 75 anni in quella, abbiamo preso delle posture che vanno raddrizzate e ci vuole la nostra partecipazione per dire: Signore, io faccio quello che devo fare io, tu fai quello che devi fare tu. E così man mano si comincia a uscire, si comincia a sentire un'aria spirituale nella nostra vita, uno spirito vivificante che comincia a risvegliare le parti del nostro essere e piano piano ci troviamo fuori e ci costruiamo sulle basi, fondamento della parola del Signore. Vogliamo ringraziare il Signore insieme? Ci alziamo in piedi e lo ringraziamo. Signore, noi ti ringraziamo per ogni buona parola che tu ci mandi, parola di verità, perché quando noi la mettiamo nel nostro cuore, sarà essa come una luce che irrompe nelle tenebre e le tenebre non possono entrare. Perciò, Signore, riempi il nostro cuore della Tua presenza. Insieme ti vogliamo dire, con ognuno, Signore, che siamo insieme: Gesù, vieni nel mio cuore, perdonami quelle cose che mi vengono in mente e quelle che non mi vengono,
e invoco il tuo sangue che mi purifichi e voglio, Signore, che lo Spirito Santo riempia il mio cuore e che il mio corpo sia il tempio dello Spirito Santo. E Gesù subito lo fa. Dio ti benedica, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e continuiamo a costruirci sugli insegnamenti della parola del Signore. Pace e buonanotte, Dio ti benedica.